Porto Alegre, il Gremio e l'Internazionale, e tra l'altro la mamma è tifosa dell'Internazionale, il papà è tifoso del Gremio, il papà voleva farlo firmare con il Gremio, la mamma lo voleva fare partire che ha giocato da professionista. Di fatto, grande controllo di palla, grande accelerazione, tira di destra e di sinistro, e anche ben messo, no, colto da qualche giocatore che si è allenato con lui. Ogni tanto gli siamo entrati anche in allenamento, perché insomma in allenamento è una cosa, in partita entreranno di più i giocatori sul pato, no? Ma io ho visto un allenamento del Milan, perché ero andato per un calendario benefico e mi sono soffermato a vedere un allenamento, appunto incuriosito d'attaccante, e poi calciava in porta, insomma la facilità, la natura testa. Avete visto Rino Gattuso, che anche lui è squalificato e per questo non è in partita. Gioca Seedorf oggi insieme ad Ambrosini e Pirlo, gioca in una posizione di centrocampo che ha già fatto sapere non è la sua ideale. Kakà, entra dentro anche Ambrosini, brutto movimento del centrocampo del Napoli che lascia spazio, la palla per Ronaldo che cerca subito l'apertura per Pato. Pato prova a passare, c'è un contatto con Cannavaro, calcio centrocampo soprattutto di Gargano, che ha seguito il movimento ad allargare di Kakà permettendo questa percussione centrale, ha trovato un Seedorf, chiede palla, la riceve di prima per Ronaldo, vuole girarsi, prova ad allargare per Maldini, taglia fuori la difesa, ancora Seedorf, Maldini in profondità per Ronaldo che gira di prima per Pirlo. Pato fa passare, c'è Kakà, si è aperta la difesa del Napoli, dentro per Ronaldo, 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 Jetso. Se col movimento che fanno i due giocatori davanti, i tre sono sempre molto impegnati e non riescono magari a chiudere su Kakà, che arriva quasi sempre libero, lì deve stare secondo me attentissimo Gargano. Pirlo, Ambrosini, Ronaldo, Pato, si gira, Pato vorrebbe il destro, Pirlo, spazio interno per lui, movimento di Ronaldo e di Pato, Ronaldo per Pato, 1-2, Ronaldo cercato, non trovato, Pirlo, limite dell'area, Pirlo ancora, vorrebbe il tiro, non lo trova, Ronaldo, 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 Jetso, traversa clamorosa, che è successo? Pato, 1-0, ha dato gol, o Pato o Ronaldo? Tu hai capito bene cosa è successo? Secondo me Pato l'ha toccato e l'ha quasi tirato dalla porta. Esatto. Il gol è di Ronaldo sicuramente, perché Pato forse l'ha tolta dalla porta. Comunque abbiamo visto come è cambiato il Milan con questi due interpreti davanti. Riesce sempre a giocare palla a terra nei fraseggi molto stretti, però Pirlo ha inventato ancora un passaggio delizioso. Ronaldo, Pato traversa, però Pato era dentro la porta, secondo il guardaline. L'ho visto bene sulla traversa, ma non lo so Fabio. Ah sì. Tutto? Allora, salva Cupi col piede, eh? Salva Cupi col piede. Guardalino era posizionato bene, eh? Sì, ma da qua non sembra tutta dentro, però, perché noi ne vediamo solo un pezzo. Attribuire a Ronaldo. Rivediamo da qui anche, almeno per capire se il pallone è entrato, eh? Vediamo. No, da qui è forse l'inquadratura dove si vede meno. Meno. Allora, dall'alto mi sembrava gol, dal basso non mi sembrava gol. Il secondo l'arbitro falloso, poi Ronaldo cerca un corridoio. Se no può andare spesso in sofferenza. Kakà, prova a entrare. Era giusta, un movimento di Amsic dove attrae tutta la difesa e Largo era tutto solo, ecco, bastava colpire bene quella palla e si sarebbe trovato solo davanti a Dida. Calcio di punizione per il Napoli, rientrata Rosa, poi centrale per Lavezzi, è arrivato l'anticipo di Pirlo, si è un po' addormentato sul pallone Lavezzi. Kakà ancora per Pirlo, ribalta l'azione il Milan, il suggerimento è per Ronaldo, di prima ancora per Pirlo, Pirlo fa passare per Kakà, lascia per Seedorf, va a cercare spazio a sinistra, Seedorf centrale, pallone per Ronaldo, dentro Pato, posizione regolare, Jetso, poi Ronaldo, dentro ancora, Jetso, Clarence Seedorf, 2-1, due volte strepitoso Jetso su Pato. Che partita bellissima! Bellissimo. Perché il Milan gioca in una maniera con i tre davanti, con questa palla terra, fanno sempre finta di calciare, invece sempre questa imbucata dentro per l'uomo libero davanti al portiere. Jetso straordinario, bravissimo, due interventi su Pato. Pato arriva a Seedorf da dietro e la mette dentro. Bella partita. Mamma mia come mi diverto. 31 minuti di una splendida partita. Guardate qui, Pato posizione regolare. Fa male la linea Cupi, entra Jetso strepitoso. Arriva Ronaldo, dentro ancora per Pato, Jetso ancora strepitoso e poi su Seedorf non può veramente nulla. Ma come nell'occasione del primo gol, là era stato Pirlo,
qui ancora Ronaldo, due volte finta di calciare, tutte e due le volte serve il proprio compagno e tutte e due le volte strepitoso Jezzo. Cale per il Napoli, movimenti ancora importanti Ronaldo, perché qui finta, sombrero, cross, Ronaldo che stop, poi cerca la giocata di tregua, un primo tempo bellissimo, il taglio interno di Ronny in area di rigore, si gira Ronaldo ancora fuori per Kakà, Kakà cambia tutto, Ambrosini la mette giù per Pato, Pato ancora in area, vuole girare, cerca la profondità, vuole Pato, colpo di testa di Domizia, arriva subito Ronaldo, c'è Kakà che va dentro, Ronaldo tiene palla sull'attacco, poi Kakà ancora 1-2 stretto, diciamo che noi abbiamo anche il campo diviso tipo carta geografica, quindi in modo aritmetico è diviso il campo, tanto per non farvela troppo lunga e per farvi capire. E allora sui calcoli matematici che si può fare attraverso il computer che filtra l'immagine, in base al diametro della palla eccetera, il pallone è entrato, quindi abbiamo un supporto tecnologico, diciamo così. Bene, siamo riusciti a dirimere. Ambrosini per Seedorf, cerca il traversone, Ronaldo, 3-2, doppietta di Ronaldo, ritorno in campo. Sì, però Domizzi non può stare lì, cioè la difesa del Napoli, Fabio, non può stare così bassa, passiva dentro l'area di rigore, accettare un uno contro uno da Seedorf e stare dentro lì. Allora, sai, per l'attaccante è troppo più facile perché ha troppo tempo, vedi quanto tempo gli dà, che nessuno lo va a attaccare, a quel punto per il difensore diventa molto difficile, ma deve cercare di stare più in alto, in linea con gli altri compagni, salire, salire, bravo comunque, sì. Ronaldo, bravo. Qui lo tiene in gioco lui. Sì. Poi sei uno contro uno, è più facile fare fuori gioco quando sei con solo una punta. 3-2 e la partita ricomincia bella come era finita nel primo tempo, spettacolarmente. Del centrocampo, vedere i quattro giocatori del Milan, parlo di Seedorf, di Kakà, di Ronaldo e Pato, tutti fermi, intanto noi rivediamo il gol. La difficoltà insomma che ha il Milan in fase di non possesso. Sembra un po' il quadrilatero del Brasile, Due, Kakà, Seedorf, due, le due punte. Giocava così il Brasile ai mondiali. Stefano De Grandis da bordocampo. Stefano, Kakà, prova ad accelerare. C'è Pato largo, c'è anche Ronaldo largo. Eccolo servito. Uno contro uno di Ronaldo. Arriva dentro Seedorf, dentro ancora per Kakà. Centrale il suggerimento. Fa fatica Savini, riesce però a toccare il pallone, ma è arrivato anche Bonera. Ronaldo, in attesa di Pato. Per adesso il fenomeno... Pirlo, Kakà, Ronaldo, limite, Kakà, attacco, è uscito bene Domizzi che poi subisce fallo, calcio di punizione per il Napoli. Il Napoli deve stare attento soprattutto centralmente, con queste combinazioni che fanno i tre giocatori d'attacco, sempre palla al piede, fanno quasi sempre finta di calciare e poi si cercano, in alcuni casi anche cavare da sola. Seedorf, Ronaldo, calcio di punizione. Profondità a cercare Ronaldo che rientra in ritardo da fuori gioco, calcio di punizione dunque per il Napoli. Ronaldo dice che era a fianco a lui il difensore, ma nel momento precedente a questo intervento molto bene sulla sinistra, cross teso e poi è arrivato a carriera completamente scoperto da uomini del Milan, attaccato molto bene da Gargano, che una conclusione abbastanza difficile, poteva fare meglio. Ronaldo, Bonera, Sosa e Domizzi invece per il Napoli. Bonera, Ronaldo, 1-2, palla che non... Kakà allarga per Favalli. Ronaldo, Ambrosini, partire, deve recuperare Montervino che non è partito con il tempo giusto e non lo può più riprendere. Prova Ronaldo, coperto da Cupi, bravo Cupi a coprire Ronaldo, poi rallentando il gioco adesso il Milan per cercare di controllare la partita. Ronaldo, Kakà, prova a girarsi, non ce la fa, ancora Kakà, Favalli, in profondità il suggerimento che trova comunque Seedorf, di tacco ancora Seedorf per Favalli, Kakà al limite dell'area di rigore, si gira Kakà, punta Kakà, destro, Kakà, 4-2! Collasso di Kakà, da migliore al mondo questo, perché si gira con poco spazio, lascia partire un tiro di una forza incredibile, una violenza, tenendola bassa e non permette al portiere di arrivarci mai. Questo è un grande gol.
4-2 del Milan per Ronaldo. Al suo posto il Puma Emerson. Tutto Brasil il Milan di questa sera. Quando Ronaldo è uscito, Ancelotti gli ha dato un bacio. Non è una scena che si ripete sempre. Fischiato fallo intanto al Napoli, calcio di punizione per